tutti. Oggi giochiamo con Narratore. Raccontare è un gioco. Narratore è un gioco per tutti, a partire dai 6 anni. Si gioca da 2 a 6 giocatori. Una partita dura all'incirca 20 minuti. Stimola le capacità narrative e la fantasia. La scatola contiene 40 cartine ispirazione, 5 carte struttura. I giocatori devono creare una storia seguendo una precisa struttura. C'era una volta, chiamata all'azione, ostacolo in corso, prova centrale e fine della storia. Le cartine ispirazione hanno una linguetta colorata con un numero da 1 a 5 che indica la fase a cui appartiene il soggetto illustrato. Come si gioca? Vengono posizionate le carte struttura in ordine da 1 a 5. Queste forniranno ai giocatori la guida per la costruzione delle storie. Il mazziere mischia le cartine ispirazione e le dispone, coperte e sparpagliate, sul tavolo. A turno, ognuno pesca una cartina dal tavolo, fino ad averne 5 a testa. Se nessuno possiede una successione da 1 a 5, ciascun giocatore, a turno, pesca una nuova cartina e ne scarta una in suo possesso, riponendola sul tavolo. Se un giocatore ottiene una serie da 1 a 5, stoppa il gioco e prova a raccontare una storia collegando le 4 immagini e la cartina finale, usando le carte struttura come modello. Proviamo! C'era una volta una giovane principessa che viveva in un castello. Un giorno ricevette in dono un anello da un principe sconosciuto. Appena lo indossò, sentì uno strano rumore provenire dal piano superiore del palazzo. Era il vecchio fantasma che un tempo aveva regalato quell'anello alla sua amata. La principessa allora scoprì a chi apparteneva quell'anello e volle restituirlo al fantasma. Per riuscirci avrebbe dovuto rispondere all'indovinello della strega cattiva. Alla fine giunse al castello il giovane principe che aiutò la principessa a rispondere all'indovinello misterioso. Così l'anello fu restituito al fantasma che sparì dalla circolazione e non si fece più vedere. Come a dire, alla fine tutto si aggiusta. Bravissimo! Dopo aver raccontato la storia, gli altri giocatori danno un voto da 1 a 10 e il narratore rimette le carte che ha utilizzato coperte sul banco e ne pesca altre 5. Quindi il gioco prosegue allo stesso modo. Vince chi arriva per primo a 100 punti. Bene, siete pronti a giocare a Narratore e scoprire tanti altri giochi allenamente? Ludic, Games for Active Minds.